Ragazzi, sentite che sound! Questo è il canto della nuova BMW Serie 1, ma nella variante più cattiva M135i che sto guidando in queste meravigliose curve nei dintorni di Piacenza. Arriva con un nuovo motore 2 litri turbo benzina da 306 cavalli. Arriva anche nella sua terza serie con trazione anteriore. Sicuramente i fanatici della trazione posteriore storceranno un po' il naso, ma prima di giudicarla vi consiglio di provarla su strada come stiamo facendo noi di Formula Motori, soprattutto in questa variante M135i, una vera bestiolina. Serie 1 che può vantare nel mercato italiano numeri davvero interessanti, sto parlando di circa 80.000 vetture vendute per la prima generazione e più di 68.000 per la seconda generazione. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, tutti questi cavalli vengono sfogati tra i 5.000 e i 6.250 giri minuto, la coppia massima invece si attesta tra i 1.750 giri e 4.500 giri minuto e 5,3 secondi per passare da fermi a 100 orari. Il tutto è garantito però da un motore che garantisce comunque il rispetto della normativa Euro 6D Temp. Ma le novità non riguardano solo il motore, ma anche il nuovo materiale utilizzato per il telaio che adesso migliora la rigidità torsionale. Arriva infatti anche il differenziale Torsen e il sistema anti-slittamento ARB che limita lo slittamento delle singole ruote, soprattutto in curva. Il poter viaggiare anche in modalità molto spinta, soprattutto come stiamo facendo adesso nella modalità Sport, viene garantito anche dalle pinze freno a quattro pistoncini all'anteriore che sono ben visibili dietro i nuovi cerchi da 19 pollici. Arriva anche con un'intelligenza artificiale ereditata dalle sorelle maggiori, tra cui anche numerosi sistemi di guida assistita e questo infotainment di ultima generazione di casa BMW. Esteticamente come cambia? Si presenta più o meno simile alla vecchia generazione, ma con una nuova interpretazione stilistica, con il doppio rene tridimensionale, i nuovi gruppi ottici anteriori, le linee più definite soprattutto nel laterale e al posteriore, dominano le linee orizzontali, il doppio scarico con il diametro dei terminali aumentato fino a 90 mm e il passo è stato ridotto di 20 mm. Tutto questo però non ha inciso sulle dimensioni interne, anzi offre paradossalmente più spazio a bordo per i passeggeri ma anche per il bagagliaio e oggi riesce ad offrire fino a 380 litri di capacità massima, tenendo però il divanetto dei sedili posteriori rialzato. Ci sono delle migliorie anche per quel che riguarda l'interfaccia uomo-macchina, numerosi pulsanti sono stati rispostati esternamente, non tutto è comprensivo all'interno della strumentazione digitale. Lo start and stop è stato posizionato qui vicino alla leva del cambio e adesso abbiamo anche un head-up display di ultima generazione che viene proiettato direttamente sul vetro anteriore e non più tramite uno schermino. Guarda come rimane incollata la strada.